Incontriamo la prima neve. Comincia ad esserci neve qua. Eppure mi dà 13 gradi.
Hop, 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 hop. Hey, hey, hey. Sarà per questo che la chiamano la Venezia delle Nevi. Salve. Com'è la strada? Da così a peggio, dopo. Meglio. Poi aumenta. Grande. Grande. Salve. Venuti su da là.
69. Hop, hop, cavolo! Hop, 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 hop. Ah, ecco, là è la galleria aperta, diciamo, in via Dotto, che porta in Piancavallo. Questa è sempre la 994. Sì, questa qua è la 994, come quella. Vediamo se riusciamo a saltare quel masso lì. Problemi delle frane, dopo dovrebbe esservi una grande frana che copre tutta la strada per 20-30 metri, se non ve ne state altre, se non ce ne sono state altre nel frattempo, da quest'estate, che invece è probabile, visto che ho visto dei sassi franati, dei macigni,
sono api che prima non c'erano. Merda, c'è qualcosa che frana. Non so per causa di un animale, se per causa di un animale, ma sta franando qualcosa. Cazzo, meglio cavarsi da qua. Questa è tutta una frana, che in giù, era giù a momenti sta qua. La parte più rischiosa sembra essere passata. Questo me lo ricordo, era bello, molto più, molto bello d'estate, con tutto il verde. Là c'è il viadotto. E qua. E qua dove c'è la frana? Vediamo. Non è qui. Però qua sta franando su serio. Yeah.
12 gradi e 3. Fa caldo, per dire vero, nonostante ci sia la neve, fa caldo, ci sono 12 gradi e 3. 26 km, 640 metri. E sono le 12.41. Dovrei essere già a metà strada, forse un po' di più. E questa era una frana, credo. Listo. Sta disgelando. Thank you.
siamo all'incrocio di queste vie. 50 minuti e 50 metri, secondo me è 50 metri perché è un po' più avanti la Fontana Tarabin. Adesso quella è la via. Adesso ci andiamo. È passata di gente oggi, eh? Guarda impronte. È acqua questa, è acqua della fontana. Acqua che è semighiacciata. Non è solo neve. Mi ricordo quest'estate che c'era un rivolo d'acqua che veniva giù. Infatti, senti il ghiaccio. Croc, croc, croc. È come un laghetto. Deve essere qua, è qua. Questa deve essere la Fontana Tarabin. Eccola qua. Che non so se è potabile. Che poca acqua. Veramente poca. Guarda, ma c'è una pozza d'acqua anche qua. Oltre il tubo. Come fosse una sorgente. Vai, vai. Almeno un po' sulla neve sti qua vanno abbastanza bene. Almeno su sta neve qua. Sotto ci sono crobe, pietroni. Bisogna vedere un'altra situazione. Sia qua la franona grande. Hop, 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 hop. Porco cane. Sì, credo che sia qua la frana. E la mia bici fa fatica a andare su sta neve. Vai, vai, vai. Eccola qua la frana. Chissà se riesco a farla con la bici. Dobbiamo andare su per di lì. Non è facile. Dopo vediamo. Intanto vediamo il burrone. Quanto in alto siamo. Siamo abbastanza in alto. Ecco. Aspetta che non scivolo giù. Com'è il tempo? Nuvolo e veloci. Si addenserà nuvolo. Ecco qua che proseguo il sentiero. Là ci sono anche dei cumuli di roccia, delle piramidine di roccia. Il sentiero da fare a piedi. Anche bici piena di neve. Finito sui steli delle forcelle, gli ammortizzatori.
Ok. Non credo che riesco ad andare su per quelle rocce lì, proprio per niente. Il fatto è riprendere la marcia, che è quasi impossibile. Speriamo che non frani altro. L'abbiamo passata. Buono. Via. E ora lunga la strada, forse altri 4 chilometri. Ci volevano gli scarponi da neve. Ehi, ehi, ehi! Ah, maledetta GoPro di me! Facciamo veramente fatica ad andare su questa neve. Questa è un'altra frana.